Ciao ciao ragazzi, sono Gaia Giselle e benvenuti ad un nuovo video. Oggi parliamo di un'altra classifica dei 5 personaggi anime che mi hanno fatta innamorare, di cui mi sono innamorata nel corso della mia conoscenza delle varie degli anime. Infatti i primi due che vi racconterò derivano dalla mia infanzia, ovvero il primo è Eric di Rossana. Penso che tutte siamo state innamorate di Eric. Perché? Perché era uno stronzo. Lui era Eric! E dicevamo perché no? E ci morivamo dietro. Durante tutto il periodo delle elementari, penso che qualsiasi ragazzina che abbia visto Rossana si è innamorata di Eric. Cuori, 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 scoricini ovunque! Adoro Eric, amo Eric, sono uno dei primi personaggi che effettivamente mi hanno fatta tipo impazzire. Il secondo personaggio, un attimino più particolare, è Trunks da Dragon Ball, soprattutto il Trunks del futuro, perché all'epoca quando io andavo alle elementari passava su Italia 1 l'ora di pranzo, c'era sempre Dragon Ball. Anche se ero una ragazzetta alta così, tipo 50 cm d'altezza, io impazzivo per Dragon Ball, mi piaceva da morire. E avevo anche delle compagne delle elementari che impazzivano anche loro per Dragon Ball. Lo guardavamo, ci piaceva fin quando, attenzione, arriva Trunks dal futuro, tipo... Che è sto figo, che è sto figo ragazze, state calme, che è sto figo. E boh, tipo la mia classe delle elementari è impazzita per lui, non sto scherzando, mi ricordo benissimo che dopo le puntate chiamavo al telefono, il telefono di casa ancora, capite quanto sono vecchia, la mia amica Chiara e discutevamo di quanto fosse stato bello Trunks in quella puntata. E lui è stato anche lui, dopo Eric, uno dei miei grandissimi amori delle elementari. Andando più avanti un po' con la conoscenza degli anime, arriviamo ad anime come Bleach, che questa passione, diciamo, la condivido con una mia cara amica, che è la passione per Grimmjow. Oddio, quanto cazzo è figo! È tipo... proprio il figo, lui. Stronzo, cattivo, pezzo di merda che vuole uccidere tutti, ammazza tutti, se la sente solo lui, è figo solo lui. Mio, prenotato, preso, è mio. Lui, sì, è stato uno dei miei grandissimi amori e la speranza del suo ritorno è stata quella che ha portato me a continuare a leggere Bleach nella speranza di rivederlo prima o poi. E mannaggia, pite cubo del cavolo che non lo faceva mai ritornare, ci abbiamo aspettato tipo millenni il ritorno di Grimmjow. Poi è tornato ed era figo. Altro grande amore che... non è come Grimmjow, che proprio tipo lo vedi, bello, oh mio Dio, che ha un fisico. È lui, è il personaggio che è proprio tipo... wow. E so che questa mia passione per questo personaggio è condivisa da molte, perché lo so, vi conosco ragazze, e so che anche voi amate Levi. Levi da Shingeki no Kyojin, ovvero l'attacco dei giganti, e lo so che piace anche a voi Levi, quanto è figo, mamma mia, l'unica pecca che ha, che è un po' maniaco delle pulizie, ma che miseria, quanto sei figo tesoro mio, possiamo fare, non so, uno spin-off solo su di lui? E poi, l'ultimo di questa serie, che diciamo, questa è la new entry per eccellenza, che ha scalzato ragazzi, Ban il peccato, col simbolo della volpe, che anche lui, diciamo che mi piaceva molto anche lui, solo che da questa classifica è stato scalzato da Victor Nikiforo. Quanto cazzo è figo. Allora, avete presente, non so, Yuri on Ice, l'anime che sta spopolando ultimamente? Tutti dicono, oh mio Dio, l'anime per la yaoiste. No, alt, qua non c'è una yaoista. A me non piacciono gli yaoi di norma, non mi piacciono i personaggi molto effeminati, ma mi piacciono i pattinatori sul ghiaccio. Io ho una, tipo... passione sfrenata per il pattinaggio sul ghiaccio, per cui prendi anime, un pattinaggio sul ghiaccio, un figo che pattina sul ghiaccio, mio,
Perfetto, guardami, sono qua, sono pronta, eccolo. E quindi è stato così che Victor è entrato nella mia classifica e quindi sì. Yuri, ti capisco benissimo, caro, so benissimo perché tipo ti ci sei fiondato a braccio aperte e ti invidio un po', molto carino. Poi, quali sono i vostri 5 personaggi che mi hanno fatti innamorare negli anime? So benissimo che qualcuno di voi condivide qualcuno dei miei, per cui fatemelo sapere qui sotto quali condividete con me e quali sono i vostri 5 personaggi che vi hanno fatto innamorare. Bene ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video e miau miau!